Allora, buongiorno a tutti. Io sarò rapido, ovviamente tante cose sono già state affrontate da quelli che sono stati gli interventi principali. Io ne vorrei ribadire un paio e sottolineare in qualche maniera quelle che sono le ragioni profonde che hanno portato l'Unione Sindacale di Base, la Rete Giovanile Non Restiamo, nonché l'opposizione studentesca alternativa di essere oggi qui in questo presidio, nonostante sia domenica mattina. Probabilmente sarebbe stato anche più carino e più divertente andare al mare, però quando c'è qualcosa da fare è importante farla, quindi è giusto e doveroso, diciamo, mettersi sulle spalle quelle che sono le necessità di questo paese, di questa città, di questi territori, di questo municipio, e fare in modo che effettivamente un cambiamento sia diciamo così possibile e reale. I problemi che noi qui stamattina stiamo denunciando e a cui vogliamo proporre anche quella che è una minima soluzione di partenza, anche di colloquio rispetto a tutte quelle che sono le altre realtà locali, cittadine, che hanno interesse in un percorso del genere, sono di due livelli. Da una parte quella che possiamo tranquillamente dire come la cementificazione di uno spazio che dovrebbe essere pubblico, collettivo e al servizio delle persone che questi territori li abitano. Io vi invito a farvi una passeggiata per questo cazzo di litorale e provare a trovare una entrata libera che sia più di questi 2 ettari che troviamo qui oggi. È impossibile trovare uno spazio pubblico gestito dal pubblico con un lavoro che sia dignitoso, non in nero, sicuro, che rispetti i diritti e che dunque sia espressione effettiva di un modello sociale che rispetti i propri territori, la propria popolazione e i propri cittadini. Io credo che Ostia e il litorale di Ostia, salvando tutta la cittadinanza che abita qui, sia l'esempio di un modello sociale fallito, di uno schifo di città amministrata da tutte le amministrazioni da decenni, di tutti i colori, che non sono in grado di garantire quello che è una vita degna, un lavoro dignitoso, sicuro, ben pagato alle persone che questi territori lo abitano. E quindi di nuovo, con Unione Sindacale di Base, come noi restiamo, con l'opposizione studentesca alternativa, con altri compagni di Potere al Popolo che oggi sono qui presenti, noi invitiamo tutte le realtà cittadine, locali, anche a quelli che sono altri momenti di confronto, chiunque abbia voglia di iniziare un percorso per far sì che pezzi di questa città tornino ad essere pubblici, gestiti dalla collettività e per la collettività, non per pochi privati che da decenni fanno miliardi su queste cazzo di spiagge. Noi crediamo sia doveroso e necessario oggi cominciare un percorso. Questo è solo, come dire, il primo momento, la prima condizione, e abbiamo, diciamo così, intenzione e voglia di iniziare un colloquio, un'interlocuzione, uno scambio anche di idee rispetto a tutto quello che è possibile e necessario fare in questa città, a partire dal Lido di Ostia, per far sì che torni ad essere una città pubblica, dunque per il pubblico, per il collettivo, per la comunità e per tutti i settori popolari che la abitano. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, siamo qui oggi come noi restiamo perché la situazione nel litorale romano è una situazione inaccettabile. Quello che è stato fatto da parte del comune, si diceva bene prima negli interventi, questo è un territorio che potrebbe essere una risorsa enorme con una gestione pubblica, una risorsa enorme per la collettività, invece è diventata territorio sostanzialmente di vendita, di svendita per la privatizzazione dei territori. Qua abbiamo un enorme numero di stabilimenti balneari che vedono all'interno uno sfruttamento stagionale che riguarda noi studenti universitari in primis, con un ruolo predominante, proprio perché noi molto spesso ci troviamo costretti, per tirare avanti sostanzialmente, a lavorare negli stabilimenti balneari, e qui dentro avviene uno sfruttamento che è veramente inaccettabile, turni di lavoro massacranti, una totale mancanza dei diritti, che è una vera e propria vergogna. C'è bisogno, credo che qualsiasi persona venendo a Ostia si domanda, appena arriva sulla Cristoforo Colombo, chiede in giro e vuol sapere dove sta il mare, perché il mare non si vede, il mare non è avvertito. Qui a Ostia, noi che stiamo a Ostia, per avere il mare libero dobbiamo andare in giro a cercare un varco che
se sono previsti per legge, il problema è anche in questi termini qua, visto che parlano tanto di legalità, legalità, legalità. Ed eppure l'accesso al mare è precluso, oltre che per le persone normali come me, quelle cose, ma pensiamo anche ai portatori di handicap, che sono penalizzati il triplo rispetto alle persone normali. Non ci sono piattaforme per andare al mare, cioè, e questo è un aspetto. L'altro aspetto più grave, secondo me, non più grave, ma insomma abbastanza, ma grave è quello del lavoro, questi signori qui, ma chi li controlla? Chi è che va nei ristoranti, nei bar a vedere chi lavora, il ragazzo che fa 8 ore o 9 ore e che gli danno una miseria di paga in nero? Poi diceva, vabbè, ma non vogliono lavorare. Se gli date una cosa regolare, penso che il lavoro regolare è dignitoso, sia da incentivare e sia da cose. La guardiania sulle spiagge per l'aiuto ai bagnanti, e i bandi che si dovrebbero fare e non si fanno, cioè tutte queste cose qui messe insieme danno risultato che noi abbiamo sotto gli occhi di tutti. L'80, io non voglio fare le cose così, qualunquista e cose, ma l'80% delle persone che lavorano adesso, in questo momento qui, nelle spiagge, nei ristoranti, perché poi l'80% sono ristoranti, se uno sa fare una passeggiata qui, ci sono 8 ristoranti che lavorano, queste persone che lavorano lì, e poi dopo scopri alla vela che c'è uno che è portatore sano, e lo fanno chiudere. Voglio dire, chi controlla chi?